Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo video messaggio ti voglio sensibilizzare circa i tuoi problemi. Tu hai due problemi. Il primo è la troica, un meccanismo di egemonia economica finanziaria, ovvero hanno indebitato l'Italia artificiosamente e ora stanno passando alla fase 2, ovvero al sequestro di tutti i beni. Sequestreranno anche i tuoi beni personali, quindi immobili, terreno, tutto ciò che ha un valore concreto, e stanno puntando a privatizzare tutto quello che è il patrimonio del nostro paese, ovvero scuole, ospedali, acqua pubblica, tutto quello che è un patrimonio essenziale al nostro paese ed è un qualche cosa di inviolabile. Il secondo di questi problemi è la casta. La nostra classe politica, sotto di essa vi è una casta, noi abbiamo una struttura piramidale, ai cui vertici abbiamo degli impostori della politica che si sono legittimati grazie a TV e giornali a loro asservite, hanno, tramite una serie di menzogne, hanno indotto la gente circuendola, hanno indotto la gente a votarli e li hanno legittimati. Abbiamo una struttura che essenzialmente questa casta è composta di parassiti che sono un costo immenso nella società, gente che prende 10-100 volte più di quello che dovrebbe prendere, gente che vive nell'opulenza sottraendo risorse alla collettività. Per rilanciare l'Italia bisognerebbe defiscalizzare, creare un sistema più snello, creare un sistema Italia quasi simile ad un paradiso fiscale. Purtroppo questo fiume di denaro non può essere interrotto, perché uno se lo giocano tra casta e troica e in secondo luogo non può essere interrotto perché abbiamo al governo esattamente questi personaggi che sono i primi beneficiari di questo flusso di denaro indotto dal fisco. Il fisco cosa fa? Prende alla gente per poi creare delle strutture utili alla società, le scuole, i servizi di polizia, gli ospedali. Purtroppo il nostro fisco ruba alla gente anche per mantenere tutta una manica di parassiti. Possiamo dire che l'introito fiscale, un quinto viene destinato per i servizi di pubblica utilità, la rimanenza se la giocano tra troica, perché hanno creato un debito pubblico per cui dicono no, dovete dare i soldi a noi, e se la giocano tra casta e classe politica e tutta la gente a loro servita. È un esercito incredibile. Parliamo della gente sistemata negli enti, quanti parassiti ci sono in Italia? Gente che percepisce di più di quello che dovrebbe percepire perché si sono creati delle leggi ad personam nel tempo e sono creati una situazione di privilegio. Bisogna abbattere e distruggere queste due strutture, questi mostri. Secondo me cosa succederà? La troica dirà: voi Italia vi siete indebitati, avete un debito pubblico, dovete pagare austerity, pagate tasse e date a noi quei soldi lì, tu hai il debito, quei soldi lì spettano noi, dateci i soldi. Chiaramente dall'altro lato abbiamo un'altra orda di parassiti che vivono nell'opulenza e quei soldi lì dicono non vogliono rinunciare a niente, Renzi se ne va in vacanza in resort da 1600 euro a notte, quella lì è tutta gente che dice pagate le tasse perché servono ai nostri servizi che noi vi mettiamo a disposizione, tutti i servizi creati che in realtà non sono servizi, sono tutta gente sistemata in enti, in strutture che non servono a niente, cose parastatali, soldi che vanno a finire alle banche, i banchieri, ci sono intrecci già tra questi due mostri, ci sono anche degli intrecci enormi, incredibili, che vanno spezzati. Dall'altro lato quindi abbiamo una casta che dice tu devi pagare perché io non voglio rinunciare, come faccio io, o se non ho mai fatto un cazzo in vita mia, non ho mai lavorato, adesso devo rinunciare proprio perché tu non ce la fai più andare avanti,
Sco cazzo, muori, io ti dissanguo, ti porto via tutto quello che hai, a me non mi frega proprio niente. Per cui abbiamo questi due mostri e andrà a finire che andranno a bisticciare fra di loro, a litigare, perché uno dice, sì, i soldi delle tasse spettano prima me perché quei soldi lì li ho visti prima io sono italiano, li ho visti prima io. Gli altri dicono, sì, te sei italiano, ma sto cazzo, tu hai debiti, i soldi ce li dai a noi. E andrà a finire che questi due mostri andranno a bisticciare fra di loro e ne succederanno delle belle, chissà come andrà a finire. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti e buon continuamento di serata anche con questa incazzatura, e se potete andatevene all'estero così vi togliete tutti questi problemi. Ciao a tutti, alla prossima.